beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù, narrando la parabola del ricco stolto, condanna l'avidità dei beni ed invita ad arricchirci davanti a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo una folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò? Poiché non ho dove mettere i miei beni raccolti. Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesto la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alla luce del Vangelo non è difficile capire ciò che Gesù ci insegna in questa pagina di San Luca. Avete osservato le formiche che fanno? Lavorano, lavorano, vanno sottoterra, tirano su una briciolina di terra ogni volta e fanno dei bei mucchi e quindi si preparano il nido sottoterra. All'improvviso arriva una pioggia forte, andate a vedere dopo la pioggia, tutto quel lavoro fatto delle formiche è finito, non c'è più niente. Così l'uomo che si accanisce a guadagnare, a accumulare, non solo quello che gli occorre o più o meno per portare avanti la propria vita, quella della famiglia, no, no, ma proprio come schiavo dei beni terreni, del guadagno, del lucro, come se dovesse vivere eternamente sulla terra e comodamente. Questo è il concetto che Gesù rigetta come fallace. Perché? Perché la morte porterà via tutto quello che è accumulato. E Gesù non è venuto per fare da geometra, da ragioniere, da giudice, da avvocato, per le nostre questioni di possesso. No, non è venuto a stabilire questo. Tu puoi possedere fino a tot, altrimenti sarà tutta tassa, il fisco ti mangerà pure la lingua. No, non è venuto per questo. È venuto per darci una indicazione precisa, chiara, del valore soprannaturale della vita, di ciò che noi dobbiamo guadagnare per portarcelo dietro quando finirà la nostra giornata terrena. Altrimenti, dice Gesù qui, tutto quello che tu hai messo assieme e accumulato, di chi sarà? Ci saranno gli altri. E il Coelet dice, vanità delle vanità, perché tu fai tanto, arriva un altro, senza far niente, si impossessa di quello che tu hai guadagnato.
vanità delle vanità. Certo, arriva questo temporale tremendo che è la morte. Insomma, Gesù ci richiama all'eternità della nostra vita. E questo è il punto di luce che fa la differenza tra chi ha la fede e chi non ce l'ha. Noi andiamo per le strade come quelli che non credono, che si affannano, si disperano perché non riescono a raggiungere i grandi traguardi umani, litigano, si uccidono, si scannano, ma è storia di sempre nell'umanità. È oscurità questo. Questa è una pena che io chiamerei autopena, autoafflizione. Dio non ci ha creati per metterci dentro questo mare di ansietà, di tribolazione e di paure. La vita nostra è molto più bella, ha un valore tanto più grande. Oggi, come un altro giorno, vivremo con serenità, con tranquillità. Facciamo quello che è possibile fare. L'impossibile lo fa solo Dio. E amiamo innanzitutto Dio che ci ha dato la vita. E poi ameremo in un modo giusto le persone e le cose di questo mondo. Come fanno i santi? Nelle esperienze che ho avuto io, di stare anni vicino a Padre Pio, io questa meditazione la facevo tutti i giorni, ma proprio continuamente, a guardare quel santo che portava le piaghe di Cristo, si caricava dei peccati di tutti, piangeva di fronte a chi soffriva. La notte invece di riposare continuava a pregare e io ricordo che tutti andavamo a dargli l'abbraccio della buonanotte la sera nella sua stanza e c'era uno di noi, un padre Eusebio che ancora è vivo, che gli diceva, tutti noi dicevamo buonanotte padre e lui gli diceva buon viaggio padre. Che voleva dire? Sapeva che durante la notte Padre Pio pregava o andava in bilocazione in tutto il mondo per assistere moribondi, sacerdoti, fedeli. Per anni, settimanalmente, si recava in bilocazione a confessare una suora nel Perù. E anche c'è stato un arcivescovo che prima andò a visitare Padre Pio e poi disse: io, padre, non ci ritorno più nella mia diocesi, voglio stare sempre vicino a te. E Padre Pio ha detto, già, perché il Papa ci ha fatto a me vescovo di là, ha fatto a te, tu devi tornare là. E allora tu mi fai una promessa, che quando io sarò vicino alla morte, tu verrai, mi confesserai, e io allora posso ripartire, va bene. E qualche settimana prima della morte, questo vescovo ha visto arrivare Padre Pio, si è confessato da Padre Pio, poi ha scritto un biglietto. Padre Pio ha mantenuto la sua promessa, è venuto. Poi in bilocazione Padre Pio è andato a un altro arcivescovo, amico di quello, e gli ha detto, guarda che sta male, sta morendo, vai. Ecco, così quell'uomo che era sotto i nostri occhi faceva servizi speciali per le anime. Perché? Perché era distaccato completamente, lui non si preoccupava, oggi avrò da mangiare, starò più male di ieri o no, la febbre un momento scendeva a 36, 37, poi saliva a 45, 50 e lui era lì, paziente, sereno, chiaro, con una croce terribile e nel corpo e nello spirito, perché lui ha detto una volta: un istante di martirio spirituale più terribile di mille martiri fisici. Quel martirio fisico che lui portava ed era veramente insopportabile umanamente, spiritualmente era da moltiplicare per mille. E questo non lo rendeva triste, impaurito, era veramente agli occhi di tutti la meraviglia di Dio. Il Coeletto ha ragione, il resto è vanità. Questo amare e servire, donarsi e gioire, questa è la santità, questa è la vocazione di ognuno di noi. Non è solo la vocazione di San Francesco
o di San Pio, di San Gabriele dell'Addolorata. Amiamo il Signore con tutto il cuore e capiremo che cos'è questa beatitudine di cui Gesù ci parla. Lui dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Padre Pio già possedeva la pace, la felicità che possiedono i santi in cielo. Perché? Perché spiritualmente era già distaccato dai beni caduchi, passeggeri del mondo. È questa la meraviglia che il Signore ha creato ai nostri occhi. Noi possiamo constatare queste verità e possiamo poi vivere secondo le parole del Vangelo. San Paolo, che scriva ai cristiani della Chiesa di Colossi, una bella comunità fervente, numerosa, dice: voi siete già morti, perché siete di Cristo. Quando Cristo, vostra vita, si rivelerà, si manifesterà al mondo, allora anche voi sarete nella gloria come Cristo. Quindi è la nostra beatitudine proiettata verso l'eternità. Noi siamo ricchi di beni che il mondo nemmeno conosce, però quelli sono i veri beni. È bello. Il santo curato d'Ars è un sacerdote umile, grande, zelante. Quando il vescovo lo mandò nella parrocchia di Ars, trovò che solo 12 persone entravano in chiesa, tutti gli altri mai, niente messa, niente preghiere, niente comunità cristiana. Ha lavorato tanto, ha pregato. Pensate che non lo volevano ordinare sacerdote perché era poco capace, ma quando lui parlava, spiegava il Vangelo, accorrevano anche personalità grandi, cardinali, vescovi, a sentire la sua parola, perché era veramente una parola di fuoco, di speranza, di vita. Bene, lui sul letto di morte domandò ad un suo amico: quante persone qui ad Ars non entrano ancora in chiesa? Quello gli ha risposto: padre, 12 persone ancora non entrano mai in chiesa. E lui, con una voce lente, perché era moribondo, ha risposto: quando arrivai io, tante ne entravano, adesso tante ne sono rimasti fuori. È una consolazione, ecco, per il sacerdote di Cristo che lavora per le anime, che cerca di portare Gesù nel cuore di tutti. Questa è la ricchezza nostra. Quando usciremo da qui, noi avremo ricevuto Gesù sacramentato, Gesù Cristo, vero, vivo, che è il Salvatore del mondo, ma è anche il giudice dell'umanità. Noi l'avremo portato dentro. Che consolazione! E allora andiamo a lavorare, a fare tutto quello che il Signore ci chiama a fare, anche a sopportare i cattivi, ad insegnare nel silenzio, ma portiamo Gesù, perché ricchezza più grande di Lui non c'è. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo